Buongiorno a Federica Fugazzi, genovese a Berlino, Germania. Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti. Allora, ci racconti intanto quando e come mai ti sei trasferita lì a Berlino, poi arriviamo anche a raccontare qualcosa del tuo lavoro, dei tuoi progetti. Allora, a novembre saranno 7 anni che mi sono trasferita a Berlino e effettivamente novembre non è il mese migliore per decidere di spostarsi in una città nordica, però insomma mi trovo molto bene, è una città molto stimolante e quindi compensa il clima, anche se questo settembre sta facendo veramente un bel clima, veramente bello, sì. Qual è la cosa che ti piace di più di Berlino? Di Berlino mi piace perché è una città vibrante, stimolante, giovane, multiculturale e viva e ci sono davvero possibilità di espressione, di libertà. E, diciamo, come dicono qua, Berlino non è bella, ma è sexy. Questo è quello che si dice qua. Ah! E senti, tu di che cosa ti occupi in particolare lì a Berlino? Allora, io sono una libera professionista dal 2017 e mi occupo principalmente di costumi, tipo design dei costumi, della scenografia a teatro e quindi anche di performance, danza. Ho fatto qualche progetto nei film, ma diciamo il mio mondo è il teatro, il teatro fisico, il teatro danza, che poi il teatro danza vede le sue origini proprio in Germania negli anni 60-70 con Pina Bausch, quindi diciamo mi trovo nel posto giusto per quello. E quindi sì, io ho questa passione esagerata per il teatro che per me è un luogo magico e è un posto di verità, di realtà, anche se potrebbe sembrare l'incontrario, ma io credo che nell'arte in generale, nel teatro, si ricerchi sempre la verità, la realtà, la bellezza. Invece alle volte nella vita di tutti i giorni si indossa qualche maschera e quindi sì, insomma. E senti, è un clima, diciamo così, un terreno molto fertile per quanto riguarda il teatro, Berlino, se paragonato anche, diciamo, all'Italia e, a Genova? Sì, per quello sì, nel senso qua l'arte in generale o la cultura è molto supportata e quindi ci sono c'è una vastissima opzione di spettacoli e qua la gente va tanto a teatro, praticamente ogni sera e i teatri sono pieni, i Ah. cinema sono pieni, quindi. Per quello sì, ora diciamo la verità, a me piacerebbe anche includere di più l'Italia nei miei progetti perché l'Italia anche sono, cioè Genova poi è una delle città con più teatri in Italia se non sbaglio e quindi mi piacerebbe, devo dire, però intanto piano piano, step by step si fa tutto. Senti, e dal punto di vista proprio umano, quindi il berlinese, che credo sia un po' diverso, no? Dal tedesco classico, tu ci hai detto tutte le sere ci sono insomma teatro oppure spettacoli, la possibilità di uscire, com'è il berlinese? Allora, il berlinese, è detto che Berlino è un posto a sé, nel senso che quasi Esatto. non viene quasi considerato Germania e di berlinesi, insomma, se ne incontrano pochi, infatti li chiamiamo unicorni, perché ce ne sono, Ma veramente? sì, si incontrano di tutte le nazionalità, i berlinesi quando li incontri è proprio un evento eccezionale. Però diciamo hanno questo umorismo un po' duro, quindi c'è qua proprio un modo che si chiama Berliner Schnauze, che è proprio questo umorismo un po' schietto, un po' duro, che all'inizio dici ma stai scherzando, sei serio? Poi piano piano impari a conoscerli e sono, in realtà sono persone di cuori, forse per questo un po' simili ai genovesi che all'inizio sono un po' sul chi va là, ma poi sono veramente generosi. Però con il tempo, ecco, gli ci vuole il loro tempo. E allora è vero che sono molto simili ai genovesi, Federica. Senti, che cosa ti manca di più di Genova? E beh, tutto, no? Vabbè, la focaccia,
il mare, i miei monti, perché poi io e i miei nonni sono di Santo Stefano d'Aveso, quindi mi mancano i Monti Liguri, la mia famiglia, gli amici, la luce che c'è lì. Però adesso sto tornando, guarda, la seconda settimana di ottobre vengo un po' dalla mia famiglia, quindi sono molto contenta. Vieni un po' a ricaricarti di vitamina D, diciamo così. Esattissimo, perfetto. Senti Federica, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita. Allora, questa volta sono minimal e dico tschüss, che è il modo per dire, diciamo, ciao quando si va via. E nello slang si dice ciussi, quindi ciussi. Ciao Federica, ciao, a presto! Ciao, buona giornata, ciao, grazie.